stato un successo straordinario nonostante le difficoltà. E io credo che soprattutto dobbiamo un grande e un forte ringraziamento a tutti i presidenti delle Proloco, a tutti i consiglieri, a tutti i volontari, a tutte le famiglie della nostra provincia per il prezioso lavoro che hanno svolto, perché oggi, se possiamo parlare di numeri, se possiamo parlare di dati, è grazie al grande lavoro che le Proloco hanno svolto sul nostro territorio. Importante il ruolo della Regione Marche su tutto questo grande progetto, e che vorrei ringraziare il presidente Francesco Acquaroli e l'assessore Francesco Baldelli in particolar modo, che ha seguito fin dai primi momenti la nascita di questo grande progetto, e l'assessore Aguzzi, tutta la giunta e tutto il consiglio regionale. Stiamo lavorando per programmare un 2022 importante. A febbraio incontreremo nella nostra provincia i dirigenti dell'azienda di soggiorno di Bolzano. Dati e numeri da capogiro che veramente nemmeno io pensavo che potessimo arrivare a questo grande risultato, ma grazie allo sforzo e all'impegno di tutti siamo riusciti a portare a casa un grande risultato, ma soprattutto il grande risultato non è solo per noi, ma è per il territorio, per l'intero tessuto economico della nostra provincia e della nostra regione. Questi anni, con grande dedizione, hanno saputo costruire un evento di qualità in grado di attirare migliaia di visitatori da tutta Italia nella nostra regione e nei nostri borghi. Il merito va ai volontari delle Proloco che in ogni angolo del nostro territorio hanno saputo ricreare l'atmosfera del Natale. Due sono gli elementi per creare un'industria del turismo in grado di poter competere con le regioni che si stanno specializzando per attrarre visitatori dal resto d'Italia e dall'Europa. La qualità e la capacità di aggregazione. Questo le Proloco lo hanno saputo fare, e anche in questa direzione sta andando l'iniziativa dell'assessorato alle infrastrutture, che insieme a Fondazione FS, Trenitalia, le Proloco delle Marche, sta realizzando un progetto, quello del Christmas Rail, che nei prossimi anni porterà Babbo Natale a visitare sostanzialmente, quindi la magia del Natale, l'atmosfera del Natale, a visitare i nostri borghi dal sud delle Marche, da Ascoli Piceno fino alla provincia di Pesaro Urbino, su questo treno dedicato tutto al Natale e a quello che in questa provincia viene definito come il Natale che non ti aspetti, grazie all'iniziativa delle Proloco.